I know what time it is. We gon' set it on tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique. Holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. Fondo, calcio d'angolo, Versi che va, va. 20, da 35 secondi, attacca ancora il Pesaro sulla sinistra, Melo scappa via, attenzione Melo, punta l'area avversaria, rientra sul destro, Melo, 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 tiro! Entusiasmo che è andato a segno al decimo minuto con Melo e poi al tredicesimo del Di Sartori, il mancino della formazione di Pesaro che così raggiunge la ragazza per trovare una posizione centrale, Bearsi però vuole sentire Fernandez, poi Russo, apertura sulla destra per Melo, l'accelerazione, il tiro sul primo palo, il tiro sul primo palo che sorprende Puntano. Questo derby è partito come meglio non potevamo per la gara, ma Rieti è una grande squadra, si può perdere. Quintetti, Pesaro, Zanatta, Parro, Sartori, Melo e Fernandez, detti da Vitti, chiamati da Vitti, Fernandez, maglia, mi piace. Il raddoppio è arrivato grazie alla intuizione di Sartori e in entrambi i casi tra piccole e grandi proteste. Ancora per la Fernandez sulla destra per il tocco dentro verso Melo di tacco, grandissimo gol e prova a riaprire il match il Pesaro 5, grandissimo gol di prima intenzione con un attacco da parte di Melo. Party on the White House lawn. Tiger Woods and I'm Jesse James. Equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. La manna il capitano uruguaiano, 36, ma attenzione, l'azione del Pesaro con Melo. Palla che se ne va sul fondo, vorrei un pochino da tema. E qui c'è stata una grande ingenuità da parte di Kakà, Melo ha rubato tutto il pallone, ha puntato dritto Kakà e dice... Sartori, Bresciani, insieme da Bresciani, ma ancora guardate, Bresciani e arriva la rete di Sartori, molto bene, è l'1-0 per il Pesaro. Qui c'è stata una grandissima indecisione della difesa, qui forse Marzio ha commesso un'ingenuità perché Melo è riuscito a mettere il corpo, a far passare il pallone, poi si è appoggiato. Il risultato 3-1. Il destro ribattuto questa volta da un difensore, non dal portiere, poi però c'è lo spunto di Melo, le sue finte, la gran giocata di Melo, la conclusione! La diagonale giusta. Pesaro fa il pistolet di squalificato, predica calma, pazienza per la precisione, Melo, la puntata, che miracolo, sono andato a risulta. Sartori, verticale, guardate che grande giocata! Sì. Mamma mia, Zaro, purtroppo non ci arriva, molto bravo Melo, peso lo fa, 3 contro 2, il contropiede, Melo sulla destra per Sapigno, prova a rimettere in mezzo, ancora Melo, il tiro! Sartori, Melo, ricordiamo, 22 anni, un laterale brasiliano, ex Montesilvano e Reggio, Kakà il tiro di punta, palla che viene ribattuta da Zanatta, ma ancora, vedete, Melo, velocissimo! Per Sartori e si mette ancora il di Spesaro 5, tenne calcio a 5, Melo per Sapigno che ha recuperato palla, ancora giocato Smero, prova il tiro, destino. Quando lui è dentro la porta, se la palla dovesse arrivare lì è praticamente già gol, per cui non serve da parte sua. Attenzione, guardate Melo, l'occasione ancora per Russo, ancora Pesaro in avanti con Sartori, passaggio, guardate che giocata, ma ancora Bortolotto riesce a salvare la situazione per il Verona. C'è un fischio però, giustissimo. Melo ha dato il suo senso, prova il tiro da parte
di Lemme, blocca Zalata, poi c'è il contropiede, attenzione, Melo per Sapigno, rete, 3-0 Pesaro, contropiede da manuale, Melo rapidissimo, tocca la palla con una frequenza impressionante, assist. 7 minuti e mezzo al termine, come accaduto nel primo tempo, due gol ravvicinati, qua Sartori col suo consueto dribbling, palla per Melo, e questi sono semplicemente applausi per questa azione perfetta del Pesaro 5 finalizzato. Il signo Melo, affrontato da Paolucci, Melo, tanto sul pallone. Donatas Melo, va proprio nella sua posizione pivot, poi insisto, non è stato un granché, ma quantomeno abbiamo visto una buona situazione, diciamo. Melo per Barro, il tiro e c'è la rete, guardate di Sartori, attenzione però, ci dovrebbe essere un cartellino per Bearsi, così è il cartellino per Bearsi, ma c'è la rete e vale il 2-0, che grande rete da parte di, e poi qui la vediamo, di Sartori che va a raddoppiare a Tolotto, lo colpisce verso il croce di pali, guarda, bravo Melo, Melo, e lui in scivolata lo colpisce alto, è bruttissimo questo fallo di Bearsi, e merita quantomeno il giallo, secondo me quasi un arancione. Ancora Melo, stato un 2, bravo per Messigno, la conclusione ancora a Bortolotto. And I'm trying to get back. I gave the other grip, I lost a flip of 5 stacks. Yeah, I'm talking 5, 6, 0 shots, 0 hitter. Back to running circles round, niggas, now we squared up. Hold up. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. Uh-huh. So I keep doing my own thing. Walk and call against the rain. Victories within the mile. Almost there, don't give a pound. Only turn up the guard, peace guard. It ain't nobody fresher, I'm in Mason, Martin, Margiela on the table screaming, fuck the other side, they jealous. We got a banquet full of bras, they got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spinning no cake, they should throw their hand in, cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my banquet is looking like millionaires, bro. Serve Zanatta, ci sono metri centralmente, spara la bomba, riparte dal cine, non bene, così arriva Melo che in tapin accorcia le distanze, torna in partita il peso con dei giocatori veramente interessanti, soprattutto a me è piaciuto particolarmente questo ragazzo Melo, 22 anni, un laterale ex Montesilvano, anche con Reggio ha avuto a che fare. Ma io ripeto, è un giocatore che quando io ho allenato a Reggio era appena arrivato, si vedeva già che aveva grandi qualità anche se era molto giovane. Questa è stata un'intuizione dei dirigenti del Reggio, poi il Reggio ha un po' perso di vista la Serie A, l'ha dato alla Luparense dove non ha... Poi c'è il portiere di movimento, si è...